Il fascino della tradizione, ma anche tante novità nelle proposte degli oltre 2300 artigiani provenienti da tutto il mondo a Milano. Vediamo con Stefano Fumagalli. Il cacio e cavallo a forma di panettone, interamente con latte di bufala. Con il nostro cacio Pandoro abbiamo sposato lo sodalizio tra il nord e il sud. C'è chi ha inventato il cacio cavallo Pandoro e chi il pecorino al caffè colombiano. La creatività dei 2350 artigiani coinvolti nei 9 giorni di Artigiano in Fiera a Milano si innova anche con prodotti sostenibili. Noi facciamo ortaggi disidratati partendo dagli esuberi di produzione dei produttori della nostra regione. Recupero i copertoncini di bici da corsa e li trasformo in accessori. Anche quest'anno al tradizionale appuntamento prenatalizio milanese si stima l'arrivo di 1 milione di visitatori alla ricerca di sapori, profumi e prodotti da 84 paesi del mondo, tra regali e ispirazioni. Si cercano buone idee per arredare a casa, sistemare qualche angolo particolare, vedere qualche novità, qualcosa di diverso dal solito. La cosa interessante è proprio il protagonismo dei giovani artigiani, con le loro innovazioni, con le loro capacità tecnologiche di marketing che magari nonni e padri non avevano. Quest'anno anche artigiani ucraini ospitati in fiera gratuitamente. So many lights. Appena arrivati qui ci ha colpito vedere tante luci, dice Victoria, perché da noi non c'è elettricità. Elettricità, lavoriamo solo grazie ad un piccolo generatore. Qui c'è aria di positività, ma per costruire una speranza nel futuro bisogna partire dalla positività del presente.